Ben trovati avventurosi. Questa mattina c'è stato un po' di calvario, possiamo definirlo così, perché avevamo in mente un'altra escursione, ma poi andando in moto abbiamo trovato la strada chiusa e abbiamo ripiegato su un'altra escursione che già conosciamo, che abbiamo fatto 2 anni fa, che è semplice e corta, per 2 semplici motivi. Uno, perché veramente abbiamo perso mezza giornata per questo inconveniente della strada, perché poi qui le stradine sono lente, per quanto vuoi, per spostarti da una parte all'altra si perde un sacco di tempo. 2, perché Marta è al suo 5º giorno consecutivo di camminata, quindi per farle fare una cosa leggera, per non appesantirla ulteriormente, che anzi, bravissima, che comunque questi giorni ha accumulato tanti chilometri e tanto dislivello come mai precedentemente. Sì, è vero. E quindi facciamo la Via del Pan, che è abbastanza pianeggiante, giusto soltanto una piccola salita all'inizio, e poi tutta questa bellissima escursione panoramica con la marmolata sulla destra, che adesso vi farò vedere. Dopo circa un'ora siamo giunti al rifugio Via del Pan, a 2432 metri. Escursione, come dicevo prima, molto semplice. Una salita iniziale e poi tutta praticamente pianeggiante. Come va il ginocchio, Marta? Bene, la vista è bella, rilassante, panoramica, bellissima. Da qui, insomma, ci sono parecchie persone, vista anche la facilità dell'itinerario. Dicevo prima, il sentiero Via del Pan è molto molto semplice, veramente adatto a tutti, dai più piccolini ai più maturi. E però, dato che comunque arrivati al rifugio Via del Pan, quello là, e insomma, per noi era veramente tranquillo, una valida alternativa per mettere un po' di dislivello ed accelerare un po' i battiti, e appunto, invece di ritornare indietro per lo stesso sentiero pianeggiante fatto per raggiungere il rifugio, si può salire dritti per dritti di qua. Adesso saliamo in cresta e ci facciamo praticamente il ritorno sulla cresta che costeggia il sentiero normale. Quindi ecco, almeno con questa modalità un po' ci facciamo un po' di dislivello e torniamo, insomma, senza troppi sensi di colpa per aver comunque abusato nel cibo tra rifugio e quant'altro.
questo bellissimo punto panoramico a cavallo tra la visuale sulla Marmolada e da quest'altra parte il gruppo del Sella, e qui veramente bello pronunciato il Pizboe. Penso di non averlo mai visto così, con quella forma a tramezzino. Fantastico. Siamo ormai giunti al punto di partenza e due parole su questa escursione, che siamo partiti con l'idea di fare lo stesso itinerario di 2 anni fa, quindi molto semplice e pianeggiante, e arrivati al rifugio Via del Pan abbiamo visto un sentiero che saliva sulla cresta, che è quella là sopra, e ho detto dai, vediamo, proviamo a fare il ritorno là sopra, che magari è più panoramico. Quindi, riassumendo, se volete fare un sentiero molto semplice, che è veramente alla portata di tutti, fate il sentiero sotto, il classico Via del Pan. Se invece volete fare, poi, aggiungerci una cosa un po' più impegnativa, con un po' di dislivello e divertente, allora il ritorno lo fate dalle creste. Anche perché poi, facendo l'andata sulla classica Via del Pan, avete sempre la Marmolada di fronte, quindi con una bellissima panoramica, e ritornando per le creste c'è sempre il gruppo del Sella davanti, che... e quindi sia per l'andata che per il ritorno il panorama non manca. E ora, chiudendo, vi ricordo di mettere like, iscrivervi al canale, ad attivare la campanella se non l'avete già fatto, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao.